un intero inverno passato in compagnia di una calda tisana, l'arrivo dei primi caldi fa tornare la voglia di una bella bibita rinfrescante. E cosa c'è di meglio di una birra? Molti, tuttavia, rinunciano alla birra perché reputano faccia ingrassare. Ma cosa c'è di vero in questa credenza? Davvero la birra è una bevanda ipercalorica? Ebbene, una birra media 25 cl apporta circa le stesse calorie di un vasetto di yogurt, ovvero circa 130-140 kcal. A parità di quantità, la birra non è affatto tra gli alcolici più calorici. Il whisky ne fornisce infatti 238, il vino rosso 75 e la grappa 235, mentre la birra solo 35 kcal per 100 ml. Nel non esagerare e a tenere ben presente che una birra bionda media fornisce circa 140 kcal. Nel computo delle calorie giornaliere occorre quindi tenere presente questo apporto. Inoltre, trattandosi pur sempre di un alcolico, è bene non strafare, non soltanto per restare in linea. Le donne, per esempio, dovrebbero bere al massimo 66 cl, due lattine, di birra al giorno. Sapere che, se è vero che il vino rosso fa bene al cuore, anche la birra apporta dei benefici al nostro organismo. Diversi studi confermano la capacità della birra di aiutare il cuore a combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare. Non solo, è emerso da altri studi che la birra può aiutare nella prevenzione dei disturbi cardiaci. Grazie alla presenza di vitamina B6, infatti, la birra aiuta a tenere sotto controllo la quantità di omocistrina, un aminoacido che si ritiene possa provocare l'incremento del rischio di attacchi cardiaci. Moderato consumo di birra può aiutarti anche a prevenire la formazione di calcoli biliari e dell'osteoporosi. Insomma, la prossima volta che vi offrono una bionda, non abbiate paura per la vostra dieta. La parola d'ordine è non esagerare.